la verità, speravate che fosse finita e invece no. Eccomi qui, ancora, a martoriarvi per altri 2 giorni extra che sono dedicati però alle vostre domande. In particolare oggi questa giornata è dedicata alle vostre domande. 10 domande selezionate tra quelle che mi avete scritto e tra i commenti che avete fatto, commenti a cui ho dato risposte dirette, in alcuni casi direttamente appunto sui commenti, in altri mi sono riservato di dare una risposta appunto in questo video perché trovo che ci siano degli elementi più generali che possono essere utili a tutti. E allora in conclusione, in questo extra di questo percorso del tuo nuovo inizio, andiamo a vedere alcune domande e risposte. 10 domande, come ti dicevo, iniziamo dalla prima. Ale D mi chiede una domanda sulla meditazione e il distacco. Cambia se chiudo gli occhi e se non li chiudo. Il mio suggerimento è quello di, se fai la sessione di meditazione che abbiamo fatto insieme, quindi se e quando dedichi la sessione alla specifica meditazione, di tenere gli occhi chiusi, perché chiudere gli occhi significa proprio chiudere le finestre del mondo esterno e aprire le porte del mondo interiore. Quindi se dedichi la sessione proprio alla meditazione, io ti consiglio di tenere gli occhi chiusi. Puoi però tenere gli occhi aperti utilizzando, diciamo così, gli effetti che apprendi dalla tecnica della meditazione del distacco. Mi spiego. Durante la giornata, se hai pensieri che ti assillano, ecco che puoi tranquillamente usare la tecnica chiudendo, o per meglio dire, come nella tecnica, lasciando scivolare via i pensieri, non attaccando ai pensieri, mantenendo gli occhi aperti. Quindi due alternative ti suggerisco. Una, quando fai la sessione di meditazione, seguila, diciamo, in maniera standard, quindi con gli occhi chiusi, anche perché è importante che tu ti raccolga in te e che dedichi quel tempo proprio alla meditazione con le sue regole. Quando invece vuoi utilizzare gli effetti, i benefici della meditazione e anche le competenze che hai acquisito con le sessioni specifiche dedicate con gli occhi chiusi, durante la giornata tieni tranquillamente gli occhi aperti. Maria Grazia mi chiede: ho fatto la tecnica per rilasciare il trauma, giorno 20, secondo te è normale scoppiare in lacrime? Certo che è normale. Anzi, benvenuta nel club di chi rilasciando ha delle reazioni, degli effetti profondi. Assolutamente è normale. Questo, secondo me, dovrebbe proprio darti la dimostrazione degli effetti reali. Ecco, ti vorrei suggerire una cosa in più da fare. Domandati che cosa, secondo te, ti ha fatto scoppiare in lacrime. Magari sei scoppiato in lacrime a un certo punto. Perché sei scoppiato in lacrime? Perché proprio in quel punto? Forse ti accorgerai che c'è qualcosa dietro. E allora potrai magari utilizzare la stessa tecnica per rilasciare quel trauma successivo o quella sofferenza o quel blocco. Ricordati che puoi usare il rilascio del trauma anche per i blocchi. Domandati perché, e questo è il lavoro che facciamo. C'è un senso, c'è un effetto, ma c'è anche un senso, c'è una causa a quell'effetto. Puoi usare la tua analisi di te, il tuo lavoro interiore per scoprirla. Lello mi chiede: hai un libro da consigliare di Neville Goddard tra tutti quelli che ha scritto? Sì. Ne ho 4 da scegliere. Sono 4 titoli che, anzi per meglio dire 3 che ho tradotto personalmente, quindi che amo particolarmente. Sono i titoli che mi hanno fatto scoprire, diciamo, da dentro la profondità di Neville Goddard. E sono anche 3 testi che puoi utilizzare in maniera autonoma, singola, e che insieme
però completano anche un mini percorso molto coerente. Sono anche tre testi, naturalmente sono pubblicati da Area 51 Publishing, che hanno un costo davvero molto competitivo. Il primo è L'arte di credere. Anzi, scusami, te li dico come li ho tradotti in sequenza. Il primo è Cambiare il futuro. Il secondo è L'arte di credere. E il terzo è La semina e il raccolto. Se poi vuoi fare un investimento, diciamo, più consistente, questi tre testi fanno parte di un progetto complessivo che noi abbiamo pubblicato poi interamente, che si chiama Maestro di te stesso. È più lungo, più approfondito e raccoglie, diciamo, tutti i lavori più importanti di Neville Goddard, ma soprattutto, come ti dicevo, è un progetto coerente. Quindi è un approccio unitario, veramente un manuale unitario, Maestro di te stesso. Infine un altro corso, si chiama Corso completo per creare la realtà con immaginazione. Questo anche ho tradotto io, mentre soltanto i tre testi di Maestro di te stesso, Cambiare il futuro, L'arte di credere e La semina e il raccolto, ho tradotto io, gli altri li ha tradotti Paolo Beltrami, che è il nostro redattore e traduttore, quindi insomma, diciamo hanno il marchio Area 51, però ho detto appunto quelli che più ho sentito miei, no? Che ho anche in qualche modo acquisito e ho fatto miei, ecco. Anche quest'ultimo l'ho tradotto io, però si chiama appunto Corso completo per creare la realtà con l'immaginazione. Questo però ti consiglio più avanti, non perché sia difficile, ma perché diciamo che necessita di un'acquisizione di strumenti di Goddard e soprattutto di conoscenza del modo in cui Goddard approccia la materia. Nello specifico, il corso completo per creare realtà con l'immaginazione è molto centrato sull'interpretazione goddardiana delle sacre scritture. Questo permette di avere, come ti dicevo, una ancora acquisizione di maggiore radicalità, no? Competenza e acquisizione del senso del lavoro che si fa con la creazione dell'immaginazione. Quindi è molto utile quest'ultimo, perché ti dice: guarda che questa tecnica qui deriva da queste argomentazioni qua. Puoi vedere che nel modo in cui io utilizzo la testimonianza delle scritture, che è un modo molto, diciamo, originale, ecco, diciamo, vorrei dire addirittura ateo, ecco, dal punto di vista di Goddard, ma spirituale, ecco che è rafforzate le tecniche che ti va a proporre. Però, appunto, in questo senso lo reputo più avanzato. Se vuoi partire dall'inizio, ti consiglio, o singolarmente, per approcciarti in maniera progressiva e molto economica, Cambiare il futuro, L'arte di credere, La semina e il raccolto o Maestro di te stesso. Lorella mi scrive: eseguendo la tecnica di integrazione con la nuova realtà non sono riuscita a vedere nulla. È normale? Sì, è normale. E come ti dicevo, se non ricordo male, devo averlo accennato al fatto che è parte proprio del mistero del lavoro superconscio, cioè che quando avviene un processo superconscio, spirituale, è superconscio. Si lavora alla realtà superconscia, così come quando si lavora nel livello inconscio, è inconscio. Come diceva Jung, l'inconscio è proprio inconscio, non posso conoscerlo. Così, allo stesso modo, il superconscio è proprio superconscio. Non devo necessariamente conoscerlo, forse non posso conoscerlo consciamente. Ne posso recepire gli effetti, i risultati, così come ne possono recepire gli effetti, e qui a livello conscio del lavoro inconscio, è qui che ho la verifica conscia. Cosa è successo? Cosa è cambiato? È cambiato qualcosa? Ma il processo in sé mi può restare completamente ignoto, cioè completamente incomprensibile, e direi anche non avere effetti o sensazioni come nel tuo caso. C'è una cosa in più però, e qui naturalmente ti devi fidare della mia esperienza. Quando non c'è nulla che accade, e questo lo posso certificare con veramente numerose esperienze fatte con i clienti, con Mindtrainer in particolare, con il mio metodo di autorealizzazione, non significa che non sia accaduto nulla, uno, ma significa invece molto questo nulla. Mi spiego, questo nulla ci dice tanto. Perché non hai avuto nessun tipo di
reazione, perché ti sembra o non hai, dal tuo punto di vista oggettivo, vissuto nessun tipo di esperienza, perché non hai visto nulla. In aggiunta ti posso anche chiedere, oltre al fatto che non hai visto nulla, non hai sentito nulla, magari percepito qualche suono o percepito qualche cosa, o non hai sentito nulla, cioè nel senso che anche sentire nulla, nel senso sentire qualcosa può essere anche sentire qualcosa di non necessariamente euforico, intenso, no? Come scoppiare in lacrime, può essere anche invece annoiarsi. Annoiarsi è un sentire qualcosa. Distrarsi continuamente, anche questo è un sentire qualcosa. Sono tutti movimenti non consci e altresì non razionali che ci danno degli indicatori. E allora in conclusione di questo ragionamento, per focalizzarmi sul nulla, il nulla ci dice qualcosa. Quando, ti faccio un esempio, le persone lavorano con le induzioni e dicono guarda, non ho sentito nulla, non ho vissuto nulla, io parto proprio da quel nulla, da quel niente, perché spesso quel niente mostra proprio un blocco anche percettivo, diciamo così, o un blocco di resistenza inconscia molto forte. È da lì che si lavora, perché quel nulla è lì che il superconscio, che per me, come sai, è la guida, se in numerose occasioni, direi nella maggior parte delle occasioni, quando c'è questo nulla, ci sta dicendo qualcosa, sta dicendo guarda che quel è proprio quel problema lì, il nulla, magari il non riuscire più a sentire, il non riuscire più a vedere, il non riuscire più a credere. Non sto dicendo naturalmente che sia il tuo caso, però vorrei appunto portare la tua attenzione su questo aspetto, no? Su questa mancata sensazione come un indicatore. Ecco, magari pensaci e scrivimi a scrivici@area51editore.com oppure anche a scrivimi@mindtree.it. Sempre Lorella, che mi accorgo adesso, vedi, sono così attento che mi accorgo adesso essere la stessa persona e non me ne ero accorto, e avevo messo in sequenza queste due domande. Coincidenza. Siccome avevo letto questa domanda, invece che ha vissuto una forte esperienza rispetto a questa cosa, adesso ve la leggo insomma a tutti perché è interessante. Ciao, ho bisogno di una spiegazione. Oggi mi sono rilassata ed ero quasi in meditazione naturale. Ad un certo punto, davanti agli occhi, sono apparse come delle espressioni algebriche fluorescenti. Dopodiché sono apparsi tutti i colori dei chakra, compreso l'oro e l'argento, sempre molto fluorescente. Tu mi sai dare una spiegazione di questa cosa? Allora, io naturalmente qui vado a intuizione e poi ad esperienza, vedendo un po' quello che sono gli elementi che possono, così diciamo, muoversi. Ma scusate se mi sono un attimo fermato, perché questa cosa invece collegata alla precedente, no? Non ho visto nulla e qui ho visto tantissimo. Ecco, mi era venuta, diciamo così, l'intuizione di questa contrapposizione, avevo notato questa contrapposizione, ma ripeto, siamo sempre sull'aspetto interpretativo, quindi diciamo è un'opinione. Era interessante che la stessa luminosità corrispondeva alle espressioni algebriche, scienza, matematica, razionalità, e ai colori dei chakra, quindi diciamo energie sottili, dimensione olistica, non scientifica. Ecco, secondo te questo blocco che abbiamo così anche qui intuito rispetto alla creazione di una realtà, prova a osservare anche questo aspetto. Quando parli di chakra e delle espressioni algebriche fluorescenti, quindi questa vividezza cromatica, questa luministica così molto mistica quasi, no? Però che va a incrociare elementi scientifici con elementi spirituali, sei in una fase meditativa. Quindi sei in una zona alfa, no? Come abbiamo detto, però dentro di te, no? A livello inconscio, no? Come emergere, come sta emergendo? Sei nell'inconscio. Quando invece non vedi nulla, sei nel superconscio, nella creazione della tua realtà. Ecco, ti domando così, e scrivimi, davvero, sono molto curioso. Può essere che questo blocco, o per meglio dire, questa
ci sia un conflitto tra parte scientifica, razionale e parte invece olistica e spirituale, e che appunto nel momento in cui la elabori abbia come una sorta di sintesi, no? Qui è interessante perché c'è, come si dice, un merge, no? In inglese credo si dica così, cioè un mix tra le due cose, si integrano, e invece una difficoltà nella costruzione, no? Di una sintesi per la creazione della tua realtà. Forse il blocco è lì. Antonio mi scrive, mi chiede quanto è scientifica l'azione delle healing frequencies, delle frequenze di benessere. Quanto è scientifica? È una bella domanda. Va a coinvolgere un po' tutto il lavoro che facciamo. Come sai, se hai seguito un po' anche questo piano, io vado ripetendo il fatto che scientifico non significhi, o soltanto scientifico non significhi serio, di valore, ma è che non scientifico significhi invece assolutamente irrilevante o addirittura cialtronesco, addirittura un po' truffaldino, ma che anche non scientifico significhi rigoroso, significhi serietà, significhi ricerca, qualcosa che anzi può aiutare il superamento di questa fase, insomma, diciamo, in cui siamo un po' in stallo, no? Tra scienza e spiritualità. E posso dirti tre cose, mi sono preso un po' di appunti naturalmente. Intanto riprenderò questa cosa perché sul lavoro delle healing frequencies, della musica anche di benessere, come sai ci lavoro personalmente da tempo, la mia ricerca va avanti e quindi sicuramente cresceremo in questo aspetto. Io ci credo molto, perché penso, questo è il primo punto, che la musica, che provo a pensare musica, frequenza, vibrazione, che a differenza della manifestazione, diciamo, esterna della natura, la musica mostri una sua struttura, una sua costruzione che è interna alla natura, cioè che è veramente come le leggi fisiche, o che è un effetto immediato delle leggi fisiche, ma che non può corrispondere, come dire, alla molteplicità della biodiversità, no? E qui vado sull'aspetto, ma brevissimamente, darwinista. Se è vero che, se è plausibile o comunque fortemente rivendicato, no? Dal percorso di adattamento progressivo del per casualità, no? Il caso, gli adattamenti alla natura hanno prodotto gli organismi. Ok, questo resto dalla parte del rigore darwinista o addirittura ultra darwinista, no? Cioè, non esiste nessun ordine, esiste la casualità ed esiste una serie di adattamenti. Punto. Ecco che invece dov'è che possiamo trovare una forte, e qui ecco, diciamo, nell'aspetto, e io la chiamo qui manifestazione esterna nella natura, no? Ma in maniera molto approssimativa, ci ritorneremo sopra e mi prendo il tempo per rifletterci in maniera più rigorosa. Ma può valere il fatto di una sperimentazione, improbabile dal mio punto di vista, ma diciamo può valere. Ecco, diverso invece è nell'ordine interno della natura, nella struttura interna della natura. Intendo la struttura interna della natura, le quattro forze fondamentali che sembrano essere state fin dall'inizio costitutive dell'universo. Gravità, elettromagnetismo, forza attrattiva debole, forza nucleare debole e forza nucleare forte. Ecco, io penso che la musica appartenga a questo. E qui il secondo punto. La vibrazione è parte costitutiva dell'universo. Noi leggiamo l'età dell'universo attraverso la radiazione di fondo, la radiazione a microonde, sono onde, microonde, che danno una vibrazione e che ci dicono quanto è stata, cosa ci dicono? Che sono gli esiti ancora di quell'esplosione iniziale, da cui tutto scaturì, secondo la teoria ancora oggi più affermata. Quindi che ci sia un intrinseco valore nell'universo, nella natura, chiamiamola natura, della vibrazione, da cui frequenza, da cui musica, per me è incontestabile. Secondo me, ecco, la musica in più, cioè la vibrazione e la frequenza, mostrano l'ordine nella natura, più di quanto lo possa mostrare in maniera ineludibile la manifestazione della biodiversità, quello che ho chiamato la natura esterna, la manifestazione esterna nella natura. Perché? Perché i toni, per esempio, di una scala, della scala,
sono 12 semitoni e sono 12 semitoni. Tra il mi e il fa, tra il si e il do c'è un semitono. Tu puoi costruire tutta una serie di valori, di corrispondenze, di armonizzazioni, di modulazioni, ma non puoi cambiare il fatto che tra si e do c'è un semitono e tra mi e fa c'è un semitono. E tutto il resto si costruisce su questo. E questo si costruisce e si basa su vibrazioni. Cioè l'armonia è qualcosa che è inerente alla natura stessa, non la puoi modificare. E questo per me è un aspetto più affascinante, ma ci torneremo sopra. Quindi questo per me dà il valore scientifico. L'altra cosa importante invece è il concetto di scienza e metodo scientifico. In fondo già ne ho parlato in questo piano, no? La scienza è una nominalizzazione, è una sorta di istituzionalizzazione. Ho detto un po' in maniera, diciamo, non dico critica, ma insomma un po', ecco, un po' provocatoria, una chiesa, no? Quando si nominalizza qualcosa, quando qualcosa diventa nome, diventa fisso, stabile, radicato. Il metodo scientifico è un processo. Il metodo scientifico è un processo molto semplice, molto efficace e valido non soltanto per la scienza, ma valido anche per il resto. Si basa sulla formulazione di una teoria o sulla scoperta di una, attraverso degli eventi, di una possibile teoria. Faccio l'esempio della penicillina, no? Quando si dice la serendipità, si scoprono delle cose che non si stavano cercando, però per verificare il valore di quelle cose bisogna sperimentarle. Ecco che allora inizia a sperimentare, e se i risultati corroborano la teoria vanno a rafforzare la teoria, mentre invece vanno a verificare la teoria, come si dice, mentre invece tutti i risultati che vanno a non comprovare la teoria vanno a falsificare la veridicità di quella teoria. E qui si gioca la dinamica del metodo scientifico. Quindi metodo scientifico significa metodo sperimentale. Quindi se 100 persone provano le frequenze di benessere e 80 ottengono dei risultati di un certo tipo, ecco che possiamo dire che è stato verificato da un punto di vista di metodo sperimentale. Sto ovviamente semplificando, però per capirci. Allo stesso modo, se invece dei risultati non vengono dati, bisogna abbandonare quella teoria. Il problema semmai anche del metodo scientifico è che, come dice Richard Bandler, fondatore di uno dei due fondatori della PNL, in genere si cerca qualcosa che va a rafforzare le tue credenze, le tue teorie, e si esclude tutto quello che va invece a potenzialmente a eludere o va potenzialmente a contrastare le tue teorie. E questo è un problema non del metodo scientifico, ma delle persone. Ecco che inoltre abbiamo, diciamo, i criteri fondamentali del metodo scientifico sono tre, che sono riassunti nell'acronimo MIR: misurabile, isolabile, riproducibile. Bene, le frequenze di benessere sono state misurate, sono state riprodotte, hanno avuto degli effetti, sono state isolate le specifiche frequenze e sono state riprodotte, hanno avuto delle riproduzioni, degli effetti che sono stati verificati come esiti condivisi da più persone. Sta di fatto però che l'isolabile, quando si ha a che fare con le singole persone, gli individui, gli organismi, diventa un elemento un po', insomma, un po' friabile. Se vale l'isolabilità e la riproducibilità anche sulle leggi fisiche, le leggi della termodinamica, le leggi di spazio, no? Di misurazione. Già quando si interviene a livello di azioni sul corpo, anche con i farmaci, per dire, non è sempre perfettamente riproducibile. Un'azione di un farmaco, anche di un antinfiammatorio o di qualunque tipo, ha sempre una, possiamo dire, una dialogo, no? Ci deve essere sempre una negoziazione con l'organismo stesso. Tanto più quando iniziamo ad andare oltre la scienza, e non oltre il metodo scientifico, ma oltre la scienza, nella psiche, nella psicologia, nella psiche, nell'inconscio e addirittura nello spirituale. Luigi mi chiede: secondo te quali saranno gli effetti psicologici del coronavirus? Questa è una bella domanda. Ci ho pensato sulla base della tua domanda e diciamo che ragionevolmente secondo me si possono formulare tre possibili scenari
non generali, ma tre possibili effetti, bisogna vedere quantitativamente in che misura si collocano. Il primo purtroppo è l'aumento della depressione, quindi del carico, del peso psicologico. Questo lo dico anche dalla mia esperienza, non voglio dire il peggio viene dopo, però la botta psicologica arriva dopo, perché nella fase, diciamo, di crisi le tue risorse interiori, anche inconsce, di sopravvivenza, di specie, mettono fuori le loro energie che più forti, no? E anzi, tante situazioni, come tutti coloro che hanno vissuto situazioni di crisi possono testimoniare, addirittura non pensavi che avresti avuto la forza di affrontare quella situazione. Se te l'avessero detto prima, non avresti mai pensato di aver avuto quella forza, che avresti avuto quella forza. E invece ti rendi conto che è una forza veramente pazzesca, sia fisica sia psicologica. Quando il pericolo passa, quindi quando passa il momento critico, ecco che lì hai la botta. E qui io posso semplicemente dire: non ti preoccupare, cioè non vi preoccupate, se accade è normale e noi ci siamo. Ok? Mi raccomando, noi ci siamo. E vi posso assicurare che non è la fine. Vi posso assicurare che anche quella fase è una fase. Quindi mantenete, se vi capiterà o se già vi sta capitando, quella mente oltre. Abbiate la forza. E alla fine poi di questo incontro, di questo giorno extra, ti racconterò anche la mia esperienza da una domanda che mi avete fatto. Però una possibile... considera che se avviene, ecco, è la sicurezza che è normale, ok? La seconda reazione potrebbe essere l'euforia, cioè una forma di squilibrio opposto, di disforia opposta, di là in basso, di qui in alto. Non so se avete visto il film di Peter Weir, dei primi anni 90, se non ricordo male, che si chiamava Fearless, senza paura, con Jeff Bridges, e parlava di un sopravvissuto a un disastro aereo che attivava, diciamo così, in cui si attivavano degli effetti inaspettati di una sorta di senso di onnipotenza. Ecco, quindi in entrambi i casi potrebbero, degli indicatori sociali, potrebbero essere quello dell'aumento di consumo di sostanze stupefacenti, dell'aumento anche, diciamo, di situazioni in cui ci si mette a rischio, in questo caso, quindi di ADD, diciamo di azioni estreme, no? che determinate da una sorta di ce l'ho fatta, sono immortale. Sono due forme squilibrate. Questo, ripeto, è una pura speculazione, ma come per rispondere alla tua domanda. Il terzo invece è quello che mi auguro di più, sia quello per cui abbiamo lavorato nei 40 giorni del tuo nuovo inizio, cioè la scoperta, del valore della vita interiore, del valore della spiritualità, quindi il ricollocamento gerarchico del senso delle priorità, con almeno una considerazione adesso, quindi la considerazione dell'importanza del collocare nella propria vita quotidiana la spiritualità e il lavoro su di sé, e poi sempre di più farlo crescere. Ecco, io credo che, naturalmente, questo è l'auspicio che mi auguro, e il gioco sicuramente ci saranno questi tre effetti. Bisogna vedere quanto, intanto, questa società ancora pressa rispetto alle prime due, insomma, è una società squilibrata questa. Io mi auguro che a livello economico, come abbiamo già parlato, ci sia la rinascita adesso. Cioè, io ne sono sicuro che sia la rinascita, è preciso, ma sono solo una questione di tempo. Non di fatti, perché è inevitabile che sia così. Questo cambiamento c'è e ci sarà. Bisogna vedere quanto in questa fase ci siano delle reazioni involutive o evolutive, e soprattutto quante persone seguiranno una tendenza quanto un'altra. Sono personalmente convinto che ognuno seguirà la sua tendenza karmica. E sono personalmente convinto, se questo è il momento, come è il momento del cambiamento, della trasformazione, che quel seme karmico, no, che è stato sopito, e quella tendenza karmica che
finora è stata sempre, diciamo, un po' sotto traccia, perché un po' soffocata, anzi fortemente soffocata dalla routine, emerga quel senso di emergenza spirituale, ci faccia scoprire alla maggior parte di persone che la sua struttura karmica la porta verso l'evoluzione, la realizzazione e la felicità.